Sembra che tutti gli altri capi di Stato siano in volo, con eccezione del primo ministro italiano, che ha deciso di rimanere in patria e di affidarsi alla preghiera. Terrestre ha cominciato a dislocarsi, dottor Hemsley. Di quanti gradi? Di 1.2 gradi, ma non si ferma. E poi che succede? Una volta che le masse di terreno si fermano, vediamo una simulazione, Scotty. Si formeranno giganteschi tsunami proporzionali alla magnitudo dei corrispondenti terremoti. Vediamo le coste giapponesi. Sì, signore. Mio padre è in crociera da quelle parti. Lei forse lo sa già questo. Signore, si rilevano due scosse sottomarine di 7.9 e 8.2. Da quanto abbiamo appreso, Tokyo sembra aver ricevuto l'impatto maggiore del terremoto. Secondo notizie non ancora confermate, vaste aree del paese sarebbero sott'acqua. Restate con noi. Tony. Ho chiamato. Ho fatto tardi. Forse sono usciti in tempo. Non si sa mai.